In questo video parleremo della musica dei centri lepini, cioè delle persone che vivevano dentro i centri lepini, della musica cittadina che veniva eseguita in particolare dagli artigiani che vivevano nelle botteghe. Quando queste persone avevano un po' di tempo libero, non avevano il cliente, che facevano? Si divertivano, si dilettavano a suonare strumenti che erano prevalentemente a corda. Violino, mandolino, chitarra, banjo, contrabbasso. In questa foto, per esempio, si vede un gruppo di suonatori di Priverno in una festa, la festa della primavera, che adesso non si fa più, e che in passato si divertivano suonando anche per le balere. C'era nel centro artigiano sociale che avevano qui in piazza Priverno, si facevano delle serate. Loro imparavano la musica, ma non sempre bene, sempre da professionisti, diciamo, ecco. Alcuni erano capaci di riscrivere una melodia imparata a memoria con dei numeri, cioè una corda doveva essere suonata, che ne so, toccata 10 volte, e quelli scrivevano 10 e poi durante ricostruivano tutto con un certo ritmo, ok? E il loro repertorio spaziava dal saltarello, che ovviamente era la danza del centro Italia conosciuta, che proveniva dal mondo agropastorale e che però loro serviva, perché si divertivano col saltarello, lo stornello a dispetto, e fino alla canzone, fino a brani d'opera. In particolare poi questi suonatori si riunivano in delle grandi orchestre, possiamo chiamarle, perché era la cosiddetta mandolinistica, dove c'erano tutti i suonatori di strumenti, quasi tutti a corda, c'era qualche solista di strumento a fiato, ma era uno strumento a fiato che non era del mondo agropastorale, ma uno strumento da banda.